L'idea di Funghi Espresso è che i rifiuti non esistono. Ogni giorno beviamo tantissimi caffè e produciamo tantissimi residui di questo caffè. Smaltire tutta questa massa di residui è costosissimo sia da un punto di vista economico ma anche ambientale. Noi produciamo funghi dai fondi del caffè. Il nostro processo inizia dai bar, dove due volte a settimana andiamo e raccogliamo il fondo di caffè che loro tutti i giorni producono. Una volta raccolto, il fondo di caffè viene portato da noi in azienda e viene inoculato, ovvero noi mettiamo il seme del fungo all'interno del fondo di caffè. Una volta inoculato, il fondo di caffè viene messo all'interno di sacchi. Questi sacchi vengono predisposti all'interno della cella di incubazione ad ambiente controllato. Qui rimangono per 25 giorni e dopo questo periodo di tempo sono pronti per essere coltivati. Prendiamo i sacchi, li apriamo, li inumidiamo. Il fondo di caffè dà al fungo tutti i nutrienti per crescere. Infatti, in soli 7 giorni sono pronti per essere raccolti. Secondo me è un fungo estremamente versatile. A me piace degustarlo in purezza, quindi senza l'uso di pomodoro, con qualche erba fine, un pochino d'aglio, leggermente passati in padella, sfumati, che rimangono piuttosto croccanti. Metto un pochino di rosmarino, un pochino di salvia, il basilico durante il periodo estivo, chiaramente quando c'è, un pochino di timo e poi serviti sul pane croccante. Il fungo Plerotus si presta a tante preparazioni, mi è diventato quasi indispensabile fare un piatto che chiamiamo il cacciucco di funghi, perché è una zuppa ricchissima di funghi anche diversi, ma dove il Plerotus rappresenta la parte più sostanziosa e più interessante del piatto. Per ogni 100 grammi di funghi abbiamo 8,9 grammi di proteine e una molecola importantissima che è la lovastatina. La lovastatina serve per abbassare il livello della pressione sanguigna e ridurre il colesterolo all'interno delle nostre arterie. Il substrato che rimane alla fine della coltivazione viene utilizzato ancora una volta per produrre dell'ottimo compost per piante acidofile come l'azalea, il rododendro e la camelia. 2014年にこの地でカッパーノリでゼロウェイストからフンゲエスプレッソのプロジェクトを今年に始めて決めました。フンゲエスプレッソのプロジェクトはゼロウェイスト開発非常に素晴らしい環境にプロジェクトなので、イタリアに移り住んで投資をして事業を始めることにしました。 Noi siamo convinti che oggi è possibile fare business in maniera sostenibile. Noi produciamo senza creare rifiuti.